presenteremo la quarta declinazione partendo da un documento interessante che attesta l'uso di una parola della quarta declinazione ad altissima frequenza. L'immagine riproduce il recto e il verso di una moneta della prima età imperiale, dei primi secoli dell'impero. Sul recto, il volto di profilo del divo Augusto, come si legge, del divus Augustus, come si legge nella scritta, definito pater. Nel verso, invece, la sigla SC, che sta per Senatus Consulto, per decisione del Senato. Evidentemente la moneta era stata coniata per celebrare la personalità del fondatore dell'impero, venerato come un dio, al quale il Senato aveva attribuito anche il titolo onorifico di Pater, il padre dello Stato, il titolo di nuovo padre fondatore dello Stato romano dopo 50 anni di sanguinose guerre civili. Ma quel che ci interessa qui è la sigla SC, che ricorre frequentemente nella monetazione romana, soprattutto di età imperiale, e che attesta l'importanza del Senato nelle decisioni della Repubblica romana, anche in età imperiale, laddove il Senato perde appunto la sua centralità. Quel che ci interessa dal punto di vista linguistico sono due aspetti. Il primo, Senatus. Senatus è uno dei pochi nomi della quarta declinazione ad altissima frequenza. Secondo aspetto è che nell'espressione Senatus Consulto, Senatus è il genitivo singolare del termine Senatus Senatus. Che cos'era il Senatus Consultum, ovvero il parere del Senato? Era una delibera emanata dal Senato dell'antica Roma su un tema di politica statale.